Sindaco, l'episodio di oggi, purtroppo insomma non è neanche la prima volta che a Napoli si muore per un cornicione che si stacca, pone un problema di manutenzione, qual è la valutazione che ha fatto lei? Non è un tema napoletano sinceramente, lei è un giornalista attento e se vede quello che accade nel nostro paese è un paese che va messo in sicurezza. Lei sa bene che i sindaci in questo sono in prima linea, anche quando è un edificio privato, quindi dove l'amministrazione non c'entra nulla, ma io da sindaco d'Italia, perché faccio il sindaco di Napoli e sono uno dei tanti sindaci italiani, dico e diciamo da tempo che il paese va messo in sicurezza. Gli edifici sono vecchi, come una persona che diventa anziana, molto anziana, va curata. Se non ci sono le risorse per gli edifici pubblici, certe volte accade che nemmeno per gli edifici privati. Poi si verificherà se in questo caso ci sono delle responsabilità, ma quello che trovo agghiacciante in questi casi, in cui muore un napoletano doc, una persona che amava il suo quartiere e che si batteva sul suo quartiere, che non si abbia la capacità di raccoglierci tutti nel dare la solidarietà alla famiglia e, come dire, fare un'analisi poi nelle ore successive di che cosa servirebbe al paese per essere messo in sicurezza. È davvero triste vedere operazioni di sciacallaggio quando c'è una persona che è morta da poche ore. Questa è la tristezza, e saperlo che questo lo fanno alcuni napoletani solo perché ricoprono delle cariche politiche, da sindaco di Napoli e dei napoletani, mi riempie di tristezza. Io invece oggi voglio esprimere il cordoglio della Napoli tutta, che non vuole essere attraversata da polemiche, ma stringersi attorno alla famiglia di un uomo che muore in un modo in cui non si può morire. Perché è inaccettabile. Non è accettabile che un paese non abbia la capacità di trovare le risorse per mettere in sicurezza dagli alberi, alle voragini, ai palazzi, alla sicurezza in generale. Questo è un tema italiano e i comuni stanno in prima linea, fanno quello che possono, ma se non si pone un tema nazionale su questo, il rischio che vicende come queste possano continuare a accadere è molto concreto, perché la vetustà di tanti edifici del nostro paese ormai è evidente, dalle scuole ai monumenti agli edifici privati, è sotto gli occhi di tutti, basta camminare per rendersene conto, quindi è un tema centrale e dovrebbe essere una priorità per il paese.